La spinta demagogica è quanto un discorso di equità intervenire su queste pensioni. Ma non si tratta di spinta demagogica, si tratta di fare una riflessione. Se oggi noi abbiamo uno dei più alti debiti pubblici, lo dobbiamo anche a una classe politica del passato. Questa classe politica del passato si è fatta delle leggi che hanno favorito il loro vitalizio. E quindi bisogna riconoscere che, a differenza di tutti gli altri lavoratori, che non si sono fatti le leggi, cioè hanno subito le leggi, come quella Fornero e come altre, e la classe politica si è fatta una legge per darsi un vitalizio. Molti di questi sono in pensione avendo fatto non 30 anni come signorile o 35 anni come altri, sono stati in Parlamento 5 anni, qualche volta anche di meno, ciò nonostante percepiscono da anni la pensione. Io Cazzola. Trovo che questo sia un... Carla Ruocco Landini, Cazzola. Allora, guardi, innanzitutto voglio ricordare al direttore Belpietro che i giornalisti hanno adottato il contributivo pro rata soltanto nel 2017 e che i giornalisti sono quelli che vengono dopo i notai come importo dalla pensione. Detto questo, la legge Richetti prevede che il calcolo contributivo... Se la sono pagata. Il calcolo... Come? Dice Belpietro, a differenza dei politici, se la sono pagata. Allora, mi lasci finire. Ma se la sono pagata, si figuri, vanno in prepensionamento con i soldi suoi. Vanno in prepensionamento con i soldi suoi a 58 anni. Con i soldi tutti vanno italiani. In prepensionamento. E questa cosa loro non la scrivono. Tutti vanno mai. In prepensionamento. Non faccia finta. C'è chi è andato in prepensionamento. Scusi, lei sa benissimo che ci sono alcuni parlamentari che hanno fatto 5 anni. Non c'è giornalista, notaio, chiunque che vada in pensione con 5 anni e che sia andato in pensione a 50 anni. Ma di che sta parlando? Cazzola, ma smetta di fare polemiche demagogiche, queste sì. Ma attenzione che vi perdiamo. Finga. Allora, prego. Del Pietro, si vergogni. No, mi faccia vabbè. Finire, la legge Richetti prevede... Chi si deve vergognare è chi ne ha tante di pensioni. Ci sono persone che hanno 3 pensioni, hanno fatto il parlamentare 5 anni, ma di che parla? Vabbè. Ma di che allora, cosa aspettate, parla? Allora, guardi, la legge Richetti, chi sono quelli? Calmi, sentiamo Cazzola, prego. Il calcolo contributivo non si fa per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi, articolo 12. Allora, quindi professor Cazzola, stare tranquillo da questo punto di vista.